Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo la seconda parte di Gohan. Se vi siete persi la prima parte, mi raccomando, andate a vederla perché vi faccio vedere come disegnare questo Gohan in una maniera veramente semplice attraverso l'utilizzo del regalo. Detto questo, direi di iniziare subito con il video. Prima di tutto dobbiamo ripassare il disegno con un pennarello fine da 0.02 mm e mi raccomando, girate pure il foglio, in questo modo sarà molto più semplice ripassare. Bene, una volta fatto questo andiamo a cancellare la matita. Se avete una gomma a pane è molto meglio perché non vi cancellerà l'inchiostro. Se avete una gomma normale, mi raccomando, fate attenzione a non cancellare troppo il pennarello. Ora vi lascio la tabella dei colori che andrò ad utilizzare. In particolare io utilizzo i Touch 5, vi lascio tutti i link di Amazon in descrizione. Per la pelle invece utilizzerò due Copic, in quanto sono molto più precisi e diciamo che per la pelle ho voluto spendere un po' di più. Detto questo però non vi preoccupate, se avete i Touch 5 potete benissimo utilizzare le tonalità che avete. Vi lascio comunque tutti i numeri che andrò ad utilizzare, compresi quelli dei Copic. Perfetto, ora direi di iniziare subito colorando la pelle. Iniziamo sempre dal colore più scuro. In questo caso sto utilizzando il Copic, il numero E33. E iniziamo sempre disegnando prima i margini e dopo coloriamo all'interno. In questo modo saremo molto più precisi e il colore sbaverà molto di meno. Vi ricordo ragazzi che sto utilizzando un foglio della Fabriano F4 di grammatura 220 liscio, quelli per il disegno tecnico per intenderci. Se avete difficoltà ad essere precisi con i Touch 5, vi consiglio o di provare la punta a scalpello oppure di provare la punta normale, ma di fare comunque dei tratti molto veloci. In questo modo il colore diciamo che si seccherà un po' prima. Adesso continuiamo con il colore più scuro e andiamo a disegnare tutte le ombre. Come sempre ragazzi vi do un consiglio, ovvero quello di disegnare sempre tutti i dettagli, tutte le ombre, anche quelle più piccole, e di lasciare comunque gli spazi bianchi che lascio anch'io. In questo modo il risultato sarà molto più tridimensionale e l'effetto delle ombre renderà molto meglio. Bene, passiamo al colore intermedio, nel mio caso sto utilizzando un altro Copic che è l'E11. Voi potete comunque benissimo utilizzare il numero dei Touch 5 che vi ho lasciato in precedenza. Anche in questo caso facciamo la stessa cosa, ovvero disegniamo prima i margini e dopodiché coloriamo all'interno. Se non avete il Copic ovviamente potete utilizzare il numero 36 dei Touch 5 e magari passargli sopra con la matita un po' di rosa carne, in questo modo sarà un po' più rosa. Mentre prima nel colore più scuro ovviamente se non avete il Copic potete benissimo utilizzare il numero 21 che è molto simile. Come sempre ragazzi lasciamo alcuni spazi bianchi che andremo a riempire poi con il colore più chiaro.
Anche nel petto lasciamo degli spazi bianchi che andremo sempre a riempire con il colore più chiaro. Nel frattempo ragazzi, scrivetemi qua sotto quale prossimo disegno volete. Sto pensando di realizzare Goku oltre istinto, magari quello con i capelli neri, oppure se avete comunque altre richieste scrivetemelo sempre nei commenti. Perfetto, ora passiamo al colore più chiaro, nel mio caso utilizzo il numero 26, se non lo avete potete utilizzare il numero 25 e magari sopra passargli una matita bianca per renderlo un po' più chiaro. Andiamo a riempire tutti gli spazi bianchi con la tonalità appunto più chiara, in questo modo andremo a finire di colorare la tonalità della pelle. Ok, ora vi faccio vedere un piccolo errore che ho fatto. Mentre stavo provando il colore viola per la tuta, non mi sono accorto che il colore stava passando nel disegno sotto. Ho trovato comunque un modo per sistemarlo. Questo è per farvi capire che comunque gli errori possono capitare a tutti. Li provate sempre a rimediare, magari rendendo comunque il disegno ancora più bello. Passiamo a colorare la tuta viola. Per realizzare comunque una tonalità più scura di viola andrò a passare prima il grigio e poi sopra il viola. Una volta che si andrà a seccare il colore passiamo sopra il viola normale. In questo modo andremo a ottenere due tonalità di viola e la più scura sarà quella che abbiamo passato sopra il grigio. Per rimediare l'errore che avevo realizzato in precedenza ho deciso di disegnare una specie di tuta strappata. Questo comunque potete farlo a vostro piacimento, in questo caso io l'ho realizzato perché avevo comunque sbavato il viola, ma devo dire che con il risultato finale sono molto contento e magari l'avrei fatto lo stesso. A voi comunque la scelta, potete farlo come non farlo.
E con questo abbiamo finito anche la tuta. Dai, direi che il risultato è venuto molto bello. Mi aspettavo qualcosa di peggio. Invece dai, il risultato finale mi sembra molto figo. Ora passiamo ai capelli, che è l'ultima parte. Vi sto facendo vedere i colori, il più scuro è il numero 21, il medio è il numero 33 e il più chiaro è il numero 38, che se non avete comunque potete benissimo utilizzare una matita gialla in maniera comunque leggera, in questo modo il risultato sarà molto simile. Per i capelli rispetto al resto del corpo inizio partendo dal colore medio. In particolare perché i colori comunque dei capelli devono rimanere gialli e passarci troppo marrone, che è il numero 21, avrebbe comunque reso i capelli un po' più scuri. Vi consiglio quindi di passare prima il medio, in questo modo avete più o meno l'idea di come saranno i capelli, e dopo di aggiungerci comunque quel tocco di 21, quel tocco di marroncino che rende comunque i capelli molto più dettagliati. Se vedete bene, per essere più preciso, almeno nei capelli, mi sto aiutando con un pennarello stabile dalla punta sottile. Se non l'avete, potete comunque utilizzare le matite, temperate bene magari la punta della matita e con dei tratti comunque leggeri andate a realizzare la punta delle ombre. Perfetto, una volta passato il colore medio andiamo ad utilizzare il colore più scuro, il numero 21, e come vi ho detto prima, mi raccomando, non passatelo troppo perché sennò i capelli risulteranno troppo marroni. Diciamo che andremo a fare quei piccoli dettagli che renderanno comunque il capello molto più bello, ma che non andranno a sovrastare comunque il giallo tipico comunque del Super Saiyan. Infine andiamo a colorare con il colore più chiaro. Se non l'avete, vi ripeto, potete benissimo utilizzare una matita gialla, passarla comunque in maniera leggera e il risultato vi assicuro che sarà quasi uguale, quindi non perdetevi d'animo anche se non avete comunque le stesse tonalità. Perfetto, ora passiamo ai dettagli finali e andiamo a utilizzare un pennarellino da 0.02 mm e disegniamo queste lineette sottili. Mi raccomando, non fatele troppo lunghe e comunque potete farle in tutte le direzioni che volete.
in questo caso, siccome è Gohan, aggiungo il sangue. Andrò a utilizzare una penna rossa e vado a fare il sangue sotto il mento e sopra la fronte. In particolare comunque aggiungo anche un po' di sangue ripassando comunque i segnetti neri con il rosso. Bene ragazzi, anche questo tutorial è finito, abbiamo realizzato questo Gohan Super Saiyan, devo dire che il risultato finale è molto bello, mi piace. Scrivetemi qua sotto se volete comunque altri tutorial di questo tipo e i personaggi che volete vedere. Se non vi siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi, seguitemi su Instagram, mettete un bel like se comunque il video vi è stato d'aiuto. E niente ragazzi, vi ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo video.